Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì va in onda la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui con Francesco e con Ciao. Gian. E oggi faremo una trasmissione molto particolare. Allora, innanzitutto comincerò io illustrando due cosette essenzialmente. Vi parlerò dell'ultimo libro di Castaneda, Tensegrità. Di un tipo di sconfitta che hanno gli stregoni e secondo me è importante per riuscire a legarlo al paganesimo, cioè l'importanza del paganesimo nel percorso di stregoneria. Dopodiché lascerò il microfono all'amico Gian e a Francesco, Soprattutto a Gian. soprattutto a Gian, che vi Due. parleranno. Loro due sono andati alla festa di Samhain, al rito di Samhain, che viene fatto da una nostra amica, da una congrega collegata, che sono le streghe della Stregazoe praticamente, e fanno questo rito dell'arrivo dell'inverno e loro vi illustreranno questo rito che cui hanno partecipato e cui hanno assistito. Per cui io praticamente blocco la trasmissione sui paganesimi che facciamo finora, vi parlerò qualche minuto di questo libro di Tensegrità. E poi, fra le altre cose, mi ha annunciato Francesco che forse siamo riusciti a organizzare, anzi senza Sì, forse, no, per il 7 di per febbraio il 7 di febbraio a Treviso. alle ore 18:30 al Palazzo Onigo in Corso del Popolo 29, una conferenza, appunto. Il titolo dovremmo ancora definirlo, comunque sarà sul paganesimo, la stregoneria sul politeismo. Quando avremo definito un attimino la traccia, daremo l'annuncio. Comunque, prenotatevi già da adesso, di conseguenza il 7 febbraio, tenetevi liberi per la conferenza. Qui il 7 febbraio ci sarà un altro bellissimo combattimento a Treviso e con Treviso abbiamo coperto tre città del Veneto, Esatto. no? Oltre, perfetto. Dunque, allora, io ho preso questo libro Tensegrità di Castaneda e a mio avviso, e sempre a mio avviso, dopo ognuno interpreta a modo loro, questo libro di Tensegrità di Castaneda segna il fallimento, cioè la chiusura di un percorso di stregoneria. Perché dico segna la chiusura di un percorso di stregoneria? Perché Castaneda riesce a riassumere tutta la sua stregoneria, tutto il suo percorso in una sequenza di movimenti, una sequenza di arti, una sequenza di azioni che vanno più o meno ad imitare quello che è l'Aikido, le arti marziali orientali, le varie arti marziali africane, cioè quello che sono tutta una serie di movimenti che vengono più o meno codificati. Cosa succede quando avviene questo? Avviene che lo stregone nel suo percorso non è riuscito ad andare oltre la sua persona, cioè non è riuscito a diventare parte integrante del mondo circostante. E dov'è che, a mio avviso, secondo me, Castaneda ha fallito? Castaneda ha fallito proprio dove noi battiamo il chiodo più forte. Infatti, dice Castaneda, un giorno chiesi a Don Juan qualcosa a cui pensavo da tempo. Mi aveva infatti raccontato che gli stregoni dell'Antico Messico avevano scoperto i passi magici, che era una specie di tesoro nascosto, celato da qualche parte affinché l'uomo lo trovasse. Volevo sapere chi era stato a nasconderli. L'unica ipotesi che mi venne in mente era legata al cattolicesimo. Pensai che poteva averlo fatto un angelo custode o lo Spirito Santo. Non è lo Spirito Santo che è santo solo per te, che sei segretamente cattolico, ribatté lui, e nemmeno Dio che tu intendi come un padre benevolo. Infatti, anche se Castaneda riesce a percorrere un sentiero di stregoneria, lui è comunque un cristiano e comunque un cattolico. Per cui, cosa succede quando uno è un cristiano e un cattolico? Succede che quando scopri le linee di tensione, cioè i flussi di energia che ti stanno attorno, quando riesci ad alterare la percezione, non riesci a vedere che questi flussi di energia sono delle coscienze in sé, cioè hanno una loro volontà, loro determinazioni, sanno dove andare, cosa fare, come espandersi. E non ti rendi conto che dentro di te hai le stesse linee e tu, sollecitando quelle linee, puoi chiamare le linee del mondo, cioè le coscienze del mondo circostante, affinché agisca insieme a te. E questo può essere fatto solo dal paganesimo. Tutti i nomi pagani che noi abbiamo delle nostre divinità non sono altro che coscienze che ci circondano, non sono altro che entità che ci circondano e che noi descriviamo partendo da noi stessi in funzione dell'esistente. Per cui cosa ti dà il paganesimo? Il paganesimo ti dà la riconoscenza che quello che ci circonda è vivo, mentre invece il cattolicesimo ti dice sei tu al centro del mondo, sei tu creato da Dio. Dunque il mondo ruota attorno a te. Il paganesimo cosa dice? No, il mondo è cosciente esattamente come te. Tu devi chiamare il divino chiamando il divino dentro di te.
chiaramente io posso chiamare questo divino Venere, e anche se io non vedo la linea di tensione, non vedo il flusso di energia di Venere che mi viene incontro, ma il fatto stesso che io mi faccio Venere rispetto al mondo, io chiamo quella linea di tensione e la faccio funzionare. Allora la centralità non sta nella percezione della stregoneria, la centralità sta nella religione, sta nel modo con cui noi ci giriamo a guardare il mondo. Infatti, quando Castaneda dice, definendolo affermare il mondo, in un battito di ciglia il mondo cessò di essere ciò che era, e per la prima volta in vita mia diventai consapevole del fatto che vedevo l'energia che fluisce nell'universo. Dovetti sedermi su alcuni gradini di pietra, sapevo di essere seduto, ma solo a livello intellettuale, grazie all'intervento della memoria. A livello empirico mi stavo basando sull'energia, io stesso ero energia, al pari di tutto ciò che mi circondava. Avevo disattivato il mio sistema interpretativo. Dopo aver visto direttamente l'energia, mi resi conto di qualcosa che mi rovinò la giornata e che solo Don Juan avrebbe potuto spiegarmi in maniera soddisfacente. Capii che sebbene stessi vedendo per la prima volta in vita mia, in realtà avevo sempre visto tale energia, senza però esserne consapevole. Questo è il punto. Cioè noi delle divinità pagane le abbiamo sempre davanti, noi le vediamo sempre, anche se non ne siamo consapevoli, però ogni volta che noi ci facciamo una divinità per affrontare le contraddizioni della vita, noi chiamiamo quell'energia, quella coscienza a soccorrerci. Per questo diciamo che non si può pregare nel paganesimo si può solo agire, si può solo essere e si può solo diventare. Io con questo vi ho riassunto alcune cose che io ho visto di questo libro di Castaneda, che però consiglio a tutti quelli che hanno intenzione di manipolare la propria energia. Cioè è un libro estremamente interessante, come qualsiasi libro interessante di qualsiasi via alla conoscenza, anche se secondo me è un fallimento, però è importante tutto questo. Io vi ho detto le due cose, e appunto, rilacciandomi a questo, anche i riti di Shamayana, anche tutte quelle che sono le feste pagane, hanno la funzione proprio di chiamare le divinità, hanno la funzione di relazionarsi con le divinità. E a questo punto io lascio la parola a Francesco e a Gian, anzi a Gian, che Ciao vi Gian. parlerà. Ciao Gian, com'è andata? Ciao, ciao, sono qua, si sente? Sì, Sì. tutto a posto allora. Ecco, la proposta era quella di questa festa che si faceva a Lecco, mi sembra, Sì. lì vicino a Lecco, no? Era la prima volta per cui c'era più che altro la curiosità di provare qualcosa, perché se uno non sa cosa fa, la voglia di incontrare gente, di stare assieme, di fare qualche esperienza e vedere cosa succedeva, no? E ho detto, beh, io ho questa curiosità, voglio uccidere, voglio andare a vedere, anche perché in fondo ci andavo con Francesco, che è amico, lo conosco, chissà dove mi porta, andiamo lì a vedere. E arrivati lì, c'era sta casa in mezzo al bosco, un posto veramente bello, a cui si arrivava facendo un percorso a piedi abbastanza disagevole, però diciamo che per me era già una novità, diciamo, andare su un posto che non conoscevo e anche per di più scomodo, no? Pian piano poi le persone si sono conosciute, le abbiamo trovati e non conoscevo nessuno lassù. Però l'atmosfera era piuttosto quella di un campeggio molto libera, semplice, qualcosa che si poteva così cogliere come veniva, no? E la sorpresa era che appena arrivati, poco dopo si faceva qualcosa già, no? Per cui non sapevo niente di niente. Mi sembra che anche Francesco non me ne ha parlato granché, mi ha lasciato la Sì, sorpresa. meglio la sorpresa, delle Appunto, cose no? preparate. Ho detto chissà cosa si fa qui, mi ha fatto vedere sto posto che era veramente isolato, bello, ste piante. Io per il mio lavoro, cioè per l'abitudine che ho, sono molto attaccato all'immagine delle cose, al posto, agli alberi, alla solitudine, tutte quelle cose che mi fanno sentire la natura amica e mi è facile anche ambientarmi, ecco, dentro, no? Però sono un po' in solitario, per cui le persone non le conoscevo nessuno, ho detto beh, mi lascio un po' guidare, vediamo cosa viene, cosa succede. E ci ha spiegato qualcosa la signora, adesso non ricordo come si chiamava, Zoe, Zoe. la Zoe, ci ha spiegato qualcosa, però un conto è dire le parole, un conto poi vivere questa cosa, no? Già il fatto che era qualcosa di pagano, diciamo, pagano per me è ancora una parola che
che è più facile vivere che dirla, no? Cioè, il significato di pagano forse dovrà dire una volta Claudio, proprio così in generale per noi, no? Cosa vuol dire? Come quello che ci hanno insegnato da vecchi cristiani, no? E cosa realmente è? Perché il significato, almeno a me, al primo acchito è negativo, no? È stato negativo, no? Per cui dico, vediamo cosa è in pratica, cioè cosa facciamo qui, cosa succede qui stasera, no? E Francesco mi ha fatto vedere il posto dove ogni tanto va anche lui a trovare sti amici e pian piano abbiamo cercato la legna per accendere un fuoco. E intanto diventava scuro, veramente cominciava a fare anche freddo perché erano quei giorni, i primi novembre, che si stava anche male, insomma era freddo fuori, no? E abbiamo cominciato a fare il fuoco. Attorno a questo fuoco era già buio e io veramente sentivo un gran freddo, no? Ero quasi già stufo della cosa perché dico chissà cosa combinano, cosa facciamo adesso, no? E invece la cosa è andata avanti con sta Zoe che guidava un po' il gruppo, nel senso che dava qualche direttiva, cosa fare, cosa non fare. E abbiamo portato però qualcosa, non sto qui a dilungare tutto, però c'era dell'acqua, c'era qualcosa di personale che ognuno portava con sé per mettere, diciamo, in questo gruppo, per mettere, io l'ho messo per terra, ricordo, queste cose che mi ricordavano qualcosa di mio, no? Della mia casa, del posto dove vivo, delle persone. E in particolare, dato che era il periodo dei morti, quello che mi ricordava un po' i miei genitori che sono morti qualche anno fa, no? L'ho portato con me con una certa resistenza, perché le emozioni che ognuno sente per i suoi sono cose che in fondo erano mie, non volevo tanto metterle lì, no? Però mi hanno detto prova, vabbè, io mi fido, cioè il fatto di fidarsi, mi sono fidato tanti anni di preti, no? Provo a fidarmi stavolta di qualcuno che è diverso, insomma, loro sapranno cosa mettere lì, no? Cosa serve sta cosa, no? E non c'era un rituale vero e proprio, non c'era niente da fare, sentivo addirittura che non c'era neanche un dio lì, no? C'era solo delle persone che facevano qualcosa per trovare un momento in comune, così. Il fuoco, poi la Zoe che faceva questo saluto agli elementi per, diceva lei, per aprire il cerchio, cioè per fare in modo che noi formassimo questo cerchio assieme, che era un qualcosa che si creava noi in quel momento, non era un Dio o qualcosa, era qualcosa di nostro, ed era come una nuova casa che si faceva, insomma, che si formava. Ho detto, vabbè, dentro di me ho accolto la cosa e così in modo mentale ho lasciato che venisse tutto sto gran da fare. E poi ci siamo seduti, no? Ecco, già il fatto di sedersi assieme, adesso non ricordo bene, abbiamo anche suonato dei tamburi, un amico, Sì. non mi Sì, ricordo bene, cioè c'era stato qualche gesto fatto in comune, no? Che poi il rumore per chiamare gli elementi, ad esempio lo scocco delle mani per chiamare il sud, il calore, ad esempio il foulard per chiamare il vento e così via. ecco, sì, quello L'acqua per facevano chiamare appunto l'ovest. l'ovest, ognuno faceva questo gesto. Ognuno dalla sua parte, cioè non c'era un ufficiante, diciamo, ma ognuno faceva il gesto, Era quindi collettivo proprio. era collettivo. Già questo mi ricordo che era un sentirsi più assieme perché non mi sentivo diverso dagli altri, non c'era uno che comandava, ecco, erano tutti assieme che facevano qualcosa, no? E ci siamo seduti e diciamo che l'atmosfera pian pianino ha cominciato a calmarsi, ecco, c'era un momento di silenzio, questo fuoco che bruciava. Ed ecco, il fatto di fidarmi, no? Cioè, posso descrivere così vagamente quello che succedeva in me perché sono cose mie, no? Poi ognuno ricordo l'ha detto, no? Era il fatto di sentirmi insieme agli altri protetto, no? C'era come una protezione, un fatto di fidarmi di tutti quelli che erano lì, no? E sentire di colpo che la sensazione di freddo se ne andava, cioè non ero più così preso da quello che era i miei problemi, diciamo, il mio rifiuto, no? Il calore, il fatto di star bene assieme e il fatto di, io la chiamo energia perché non so come chiamarla, no? Di essere felice di essere lì, no? Di accogliere questa situazione così come veniva, no? Ecco, io lascerei un pochino a te adesso, no? Ti ricordi Sì, qualcos'altro? beh, i rituali, appunto, di solito i rituali pagani non sono mai dei rituali schematici che vanno ripetuti in maniera ripetitiva, monotona, ma sono più che altro variazioni che le persone devono fare per entrare in sintonia. Cioè, nel senso che sarebbe assurdo vedere delle persone, che, ad esempio, che non partecipano a un rito che non si conoscono, dover rispettare un canone ben preciso. Cioè, è giusto che tutti quanti partecipino con il loro contributo.
una delle caratteristiche del rito che abbiamo fatto è stata quella del, cioè di essere il più orizzontale possibile, cioè nel senso che non c'era né un gran sacerdote né un santone né niente che dettava le regole, ma cercava di aiutare gli altri. L'invocazione che noi abbiamo fatto, ad esempio, i quattro elementi che ricordava prima Gian, su questi quattro elementi venivano invocati non soltanto da chi, chi partiva, ma tutti dovevano dare il loro contributo sonoro, in questo caso, per richiamare i vari elementi. Lo scopo fondamentale era anche quello, ad esempio, di creare un'energia comune, cioè nel senso che il fatto stesso di essere assieme si cercava di concretizzare l'energia sia per scopi individuali sia per scopi collettivi. La caratteristica, ad esempio, del cerchio è quella proprio di delimitare una separazione ben fisica tra un certo mondo esterno e un mondo interno, cioè non è che questa sia una divisione del tipo che hanno i monoteisti dell'alto e del basso, ma è una necessità fisica, come noi ci chiudiamo nelle case, come noi vestiamo il nostro corpo con dei vestiti, è una necessità di creare una separazione pur momentanea, che poi non è neanche fisica, ma è puramente mentale, proprio per concentrare le nostre energie in quel momento, tenendo conto che quelle energie devono anche essere riversate fuori. Il fatto appunto che poi le persone partecipino tutte quante, questo permette anche di aumentare la sicurezza delle persone, cioè nel senso che il non dover delegare, il non dover ripetere, fa capire che la persona non ha il bisogno di avere un qualcuno che gli insegni, con qualcuno che lo vada a indirizzare, con qualcuno che gli possa dare un dominio, ma che questo potere appartiene anche alla persona, cioè nel senso di dire il rito funziona non perché c'è qualcuno che lo dirige, ma perché tutti quanti vogliono partecipare. Di conseguenza, cioè, si dice tutti quanti hanno questa possibilità, tutti quanti hanno il potere di fare, cioè non si va a delegare a qualcuno, a dire solo qualcuno lo può fare per certe caratteristiche. Questa è la cosa fondamentale di tutti quanti i riti pagani, cioè dire alle persone: voi potete fare qualsiasi cosa, non avete bisogno di nessun altro. Tutte quante le energie che servono le avete a disposizione, le potete attingere da voi, le potete mettere in comune, ma non avete bisogno di qualcuno che vada a innescarle. Siete voi che dovete determinare quel vostro modo di agire, di comportarvi, le cose. E proprio per questo si tende sempre, quando si fa un'evocazione, quando si fa un richiamo, a richiamare sì delle cose anche personali, però queste cose personali devono essere dei sentimenti che possono in comune. E il fatto appunto stesso che dicevo prima del cerchio, proprio si cerca di creare uno spazio sacro, proprio perché questo cerchio si possa portare all'interno di questo cerchio le cose che poi gli altri possono condividere. Poi ci saranno delle cose che non andranno con gli altri, cioè che non verranno portate, non verranno esternate, non verranno fatte conoscere, però la sensazione, le emozioni che ci sono, uno la può percepire, cioè se uno ad esempio porta delle tensioni, si cerca che queste tensioni possono essere anche distrutte, annullate, diluite, in maniera tale che tutti quanti ne possono trarre un vantaggio, tutti quanti ne possono trarre un beneficio, ma questo beneficio e questo rito funziona perché tutti ne lo vogliono partecipare, non perché uno è come una funzione monoteistica, cioè il prete che ha solo il potere e solo lui può determinare le cose, cioè tutti quanti posseggono con già questo potere, non serve essere iniziati, non serve subire chissà quale rituali di iniziazione per entrare, ma tutti quanti già in partenza hanno questa possibilità. Poi che questa possibilità venga utilizzata in un senso più pagano è un discorso, che qualcuno poi lo utilizzi come fanno i monoteisti su Malvagio è una loro scelta e di questo non ne dovranno rispondere. Ma appunto quello che volevo anche richiamare con le parole di già in questo qua, che i rituali pagani non sono delle cose terrificanti come certa diciamo stampa, come certa informazione, come certa propaganda fa intendere, ma sono delle cose molto elementari e molto semplici, che non hanno bisogno di grandi meccanismi, non hanno bisogno di grandi cose, non hanno bisogno di grandi oggetti, ma ogni posto, qualsiasi cosa, può essere utilizzata per entrare in contatto. Cioè nel senso, noi abbiamo utilizzato ad esempio dei foulard, noi abbiamo utilizzato ad esempio dell'acqua, noi abbiamo usato dei contenitori ad esempio per l'acqua. Cioè c'era chi, come io ad esempio, usavo le conchiglie e chi usava il bicchiere. Ma il fatto che usassi le conchiglie non significa che io sia superiore a un altro. Cioè è una scelta mia di utilizzare un oggetto. Cioè il potere non appartiene a questo oggetto, ma alla carica che io ci do. Di conseguenza è una mia sintonia con l'oggetto. Uno che venisse lì con la scodella per portare l'acqua non si dirà mai: no, non puoi fare un rito pagano. No, perché la necessità, per dire, siamo andati avanti un anno a dire che la centralità sta nelle persone, e poi cosa succede? Che facciamo i riti con gli oggetti? Sì, ma l'oggetto deve servirci. Esatto, l'oggetto è un supporto, è una necessità, è un attrezzo, è uno strumento. Di conseguenza, appunto, quello che appunto vuoi far capire non è come qualcuno disse: ti devi ammantare con un particolare rituale, devi utilizzare tali oggetti. No, qualsiasi oggetto è soltanto un supporto secondario alla tua finalità, cioè quello che è lo scopo fondamentale è di modificare l'attenzione delle persone e modificare l'attaccamento delle persone. Scusate, ancora 5 minuti, poi diamo il via alle telefonate. Sì. Ancora 5 minuti.
minuti. Questo punto che io vorrevo sempre cercare di portare e di far capire di un rituale pagano. Difatti io ho detto a Gianni, parlando, tornando per strada, ho detto fa, perché ad esempio, visto che ne avevamo parlato un po' così in macchina, la cosa che tu eri, in certo senso, un esterno, cioè nel senso che non avevi mai partecipato, non avevi mai visto, se ti interessa, perché non vieni in trasmissione e racconti un attimino la tua opinione o quello che tu hai visto, quello che tu hai partecipato, cioè proprio perché certe volte è difficile comunicare un pensiero, cioè Zan prima diceva il paganesimo è più facile viverlo che esprimerlo, cioè il paganesimo non è una concezione dell'intellettuale o è una concezione puramente teorica o ideologica, è uno stile di vita, e lo stile di vita si può solo manifestare vivendolo questo stile di vita, cioè nel senso che non è lì fermo, cioè che di conseguenza è come un Dio assoluto esterno al mondo che si può manifestare o non manifestare, sta l'uomo ad adeguarsi. Il paganesimo vive col corpo degli uomini, vive dentro gli uomini, il paganesimo sono gli uomini, cioè sono le persone. Di conseguenza è più facile viverlo, attuarlo, che concretizzarlo in parole. In parole, sì, infatti è così. No? Cioè, di fatto appunto il tentativo che fanno i nostri amici di Sacre Radici, che proprio che quelli che organizzano i rituali, è proprio quello di dire alle persone cerchiamo di vivere concretamente un paganesimo al di là di una forma che possa essere intellettuale. La forma intellettuale serve perché c'è da contrastare il monoteismo che esiste in questo nostro tipo di civiltà, però la forma personale è la forma che va sempre salvaguardata, che va sempre portata avanti, che è la forma fondamentale, insomma, di questo. Per questo volevo anche gli ascoltatori, certe volte chiedevano com'è un rituale pagano, si aspettavano chissà che. Con l'occasione che già è una persona, è un qualcuno che ha visto una cosa che non aveva mai visto, almeno porta la sua testimonianza e dà almeno un indirizzo di quale possono essere le sensazioni di una persona totalmente esterna a una visione culturale, una visione ambientale, una visione storica del paganesimo, a dei rituali pagani. Io vorrei ricordare ancora una cosetta, se non vi dispiace. No, no. Il termine pagano che noi usiamo, pagano e politeista, l'abbiamo aggiunto, diciamo così, di recente, ma il termine pagano in generale è un termine che serviva per disprezzare chi ancora manteneva la forma di devozione rispetto alla natura, rispetto al mondo, in contrapposizione a chi invece era cristiano. Il termine pagano, i cristiani davano dei pagani agli altri in forma dispregiativa. Sì. E il paganesimo dei pagus, dei paesi, non il paganesimo dotto, il paganesimo intellettuale, è stato l'ultimo paganesimo a morire. Cioè quando hanno distrutto i boschi sacri, hanno distrutto le querce, hanno distrutto questo, non tanto l'intellettualità della Dea Vittoria a Roma, ma è proprio la distruzione delle querce, dei boschi, che è stata la distruzione del paganesimo. Per cui questo termine, che era usato dispregiativo, noi intendiamo nobilitarlo, cioè in effetti fu l'ultima resistenza grandiosa davanti, sì, all'orrore cristiano, e per noi ha molto valore questo. E loro non si chiamavano pagani, perché il paganesimo antico, come già Francesco vi ha detto, non ha nome, non esiste un nome per definire la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Oggi siamo costretti ad usare un nome, e guardando nell'antichità abbiamo questo nome, abbiamo questo disprezzo, che per noi invece assume un valore fondamentale, un valore propositivo, che è la relazione fra l'essere umano e il mondo in cui vive. Sì, c'era Gianni che volevi forse aggiungere qualcosa. Sì, volevo dire più che altro l'esperienza, io la chiamo sempre energia, cioè energia, il senso di sentirmi bene, no? Per esempio, una volta accolto questo gruppo di amici che pian piano ci vedevamo sotto questo fuoco, era già buio, e sentivo che stavo bene con loro e sentivo anche un impellente bisogno di dire qualcosa, cioè c'era il bisogno di esprimersi. Normalmente questo viene solo se si è tra amici, no? Perché c'era la fiducia di queste persone e il bisogno di dire, no? C'era qualcuno di loro che cominciava a parlare, ora uno, ora l'altro, e la mia resistenza pian piano, diciamo, se ne andava, no? Cioè avevo fiducia che quello che dicevo poteva essere accolto e che serviva sia a me che agli altri. Infatti cosa succedeva? Che appena io parlavo e dicevo, faccio un appunto, no? Era diviso in due sezioni, diciamo, questo parlare, no? Il primo era una specie di confidenza su qualcosa che si voleva affrontare nella vita, no? Mentre la seconda parte, dato che era la festa dei morti in pratica, era quello che noi sentivamo di dire alle persone che non ci sono più. Per cui nella prima parte, quando uno dava al gruppo se stesso, cioè come qualcosa che voleva dire per se stesso, nella sua vita, di affrontare, no? Diventava molto facile dirlo,
e nel dirlo sentivo che tutti quanti partecipavano a quello che dicevo. Cioè il mio problema veniva risolto da tutti, no? Da questa energia che era il cerchio, no? E dato che sono un timido io per natura, dopo aver detto questa parola, questo proponimento che avevo io, ero a posto, non c'era più il timore, non c'era paura, non c'era ansia di essere giudicato, non c'era neanche un Dio che mi giudicava, era soltanto io che dicevo me stesso e vedevo chi ero, no? Per cui è stata veramente, tra queste esperienze, una delle, la migliore, la prima è stata questa, poi più avanti magari parlerò anche dell'altra. Va bene, a questo punto cosa facciamo? Prendiamo telefonate, sì. Se qualcuno vuole fare anche delle domande, casomai sono delle cose che possono sembrare più chiare, approfondire alcune tematiche. Cioè... Ricordo che Gian Francesco sono un po' lontani dal telefono, comunque non c'è problema. Pronto? 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 Sì, è Gian Paolo. Ciao Gian Paolo. Ciao Claudio, Francesco e anche Gian. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ma se è un qualcosa che non riesco quasi ad esprimere, perché sento solo quello che avete detto, è così in sintonia con quello che io sento, che provo, per cui io vi dico una bestialità adesso, mi inginocchio solamente di fronte agli animali. E questa sarà anche una bestemmia, però non so perché, però... Sento una cosa di avere un'affinità con l'animale, con la pianta, con il muschio, con il lichene. Vi dico, a casa mia ho una pianta che ha centinaia di figli, cioè è una catalpa, non so se avete presente quelle piante che sono aborrite da tutti, disprezzate, perché fanno, infestano, dicono che sono piante infestanti. No, non la conosco, catalpa. Vitalba. Catalpa. Ma no, non so se sia un nome scientifico o se è un nome... No, non la conosco. Ecco, è una pianta che ha la corteccia, sembra una tutta mimetica di un militare, per dirvi. No, ho presente. E ha le foglie lanceolate molto grandi, a foglia caduca naturalmente, e... Una pianta, non so quanti figli possa avere, vedete, qui a casa mia io lascio crescere queste piante, no? Tutte queste escono forse dalle radici della mamma, diciamo, della madre, no? Ecco, io, cosa vedete, quello che avete detto prima, in sintesi, quello che ha detto specialmente Gian prima, che non ci sono i maestri, i cosiddetti furbi, per esempio, dove sono andati? Qui non ci sono i furbi con voi altri. Quelli che vengono a insegnarti, a dirti, guarda... Non prendono soldi con noi. I furbi non ci sono, i furbi di turno, quelli... Perché... No, ma sai, ogni tanto c'è qualcuno che cerca di vendere qualcosa, non ti preoccupare. Ho capito. C'è sempre qualcuno. Perché io, per esempio, vi dico una cosa, no? Se vado ad analizzare chi io sono, io mi sento pagano fino dalle origini, proprio da bambino, se adesso io cerco di ricordare... Io ero pagano, veramente pagano, perché vi dico, il mio massimo era andare dentro in campagna, dentro per il bosco, vicino agli alberi, avvicinarmi all'albero e accoccolarmi vicino al tronco dell'albero, e mi sentivo a casa. Fai come Castaneda, che ho detto prima, ma la miseria, gli alberi mi hanno sempre parlato. Io non so perché non ho letto niente di Castaneda, però ti dico, il mio istinto è questo, quindi io sono convinto che noi siamo veramente pagani, sono le distorsioni veramente dopo quelle storture che sono venute avanti per accalappiare gente, per lo sfruttamento veramente dell'uomo sull'uomo. Perché io penso che abbiamo già tutto dentro, non riesco a esprimermi meglio di così, però quello che avete detto lo sento così vicino, per cui veramente anche rimanendo da solo le senti queste cose, sei nell'insieme, sei immerso nell'insieme, fai parte dell'insieme, non sei inferiore o superiore, sei nell'insieme. Quello che invece non tollerano, quando dico così, altri mi dicono, ma sei matto. Va bene, io mi tengo la mia pazzia. Vi ascolto
veramente con passione. Perché? Perché vi sento vicini. Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao. Abbiamo sentito l'amico Giampaolo che è sempre molto attento a queste trasmissioni fin dall'inizio. Sì, beh, infatti il discorso anche che richiamava Giampaolo, quello della vicinanza di certi piante o di certi animali. Esistono, ad esempio, nel paganesimo, il discorso esempio del alcune esempio popolazioni di totem, cioè nel senso che il totem cos'è sostanzialmente? È la rappresentazione del proprio collegamento con un essere collettivo, che può essere un animale, che può essere una pianta. Cioè il fatto stesso appunto che tante popolazioni si richiamano a loro, come loro origine, come loro manifestazione, come modo di essere, a degli animali o delle piante, significa chiaramente che esiste un legame profondo con questo, che questo non è un legame soltanto legato da necessità ambientali o economiche o culturali, ma è proprio una sensibilità che si manifesta, che la persona sente propria. Logicamente noi abbiamo una vibrazione e gli oggetti che ci circondano, le cose che ci circondano, il mondo che ci circonda, ha una vibrazione e noi siamo più sensibili a certe vibrazioni che alle altre, perciò ci sarà chi più sarà sensibile all'influenza, ad esempio, degli alberi, chi sarà più sensibile all'influenza degli animali, però queste influenze, queste sensibilità non sono poi sempre legate a sé stanti, cioè nel senso che nessuno penserebbe mai di prendere una pianta perché la reputa più sensibile e metterla in una chiesa o metterla in un museo perché diventerebbe morta, cioè nel senso che questa sensibilità si sviluppa, si mantiene non estraendo questo oggetto, questa pianta, questo animale dal suo ambiente, ma lasciandolo vivere in questo ambiente. Cioè, questo proprio significa chiaramente che questo oggetto, noi chiamiamo l'oggetto, che questa pianta per noi ha un valore non in quanto la possiamo manipolare o la possiamo togliere dal loro ambiente, ma sentiamo che ha una validità finché rimane collegata con questo ambiente. Ti leggo due righe, Francesco, dei paganesimi sto facendo, no? Il paganesimo lettone. Nel paganesimo lettone i riti sacrificali avvenivano sopra grandi pietre o sotto alberi, le querce a simboleggiare il lato maschile della vita e i tigli a simboleggiare il lato femminile. Nel XVIII secolo in Lettonia vennero tagliati gli ultimi boschi sacri del XVIII secolo. Il paganesimo è resistito fino al XVIII secolo. Così i cristiani poterono continuare a difendere l'orrore di cui sono i portatori. Cioè, per fermare il paganesimo hanno dovuto distruggere tutti i boschi sacri. Sì, ma basta non c'era nessun'altra possibilità. Basta pensare che, ad esempio, fare sempre un ricollegamento con il corso delle piante dei boschi sacri. E con la caduta dell'impero romano ci fu un abbattimento mostruoso di boschi sacri, non giustificato dall'aumento della popolazione, perché noi sappiamo che dopo la caduta dell'impero romano la popolazione si andrà a contrarre, a diminuire, proprio per motivi ambientali, in quanto non esisteva più uno Stato o un ambiente che permettesse lo sviluppo delle città. Benissimo, ci fu un incremento fortissimo della distruzione delle piante e dei boschi. Per quale motivo? Perché questi qua erano riconsiderati sacri, di conseguenza i monaci erano impegnatissimi nell'abbattere questi boschi sacri. Hanno creato proprio dei deserti, hanno proprio demolito tutto, li hanno annientati, hanno abbattuto delle piante, dei boschi, non per la necessità di avere della legna per la casa o per il fuoco, che sarebbe giustificata per un pagano, cioè in quanto ti dà uno strumento, per esempio anticamente tutti gli strumenti erano in legno, perciò ti dà uno strumento per vivere, per fare l'agricoltura, per mantenere gli animali, ti dava la possibilità di riscaldarti, ti dava da mangiare. Questo per un pagano è giustificato. Andare a distruggere un bosco solo perché tu lo reputi presente come manifestazione di una divinità che non condividi, per un pagano è intollerabile. E infatti cosa hanno fatto i monaci appunto dopo la caduta dell'impero romano? Sono dedicati alla distruzione delle piante. Proprio... La distruzione sistematica dei templi. Sì, sì, ma dei templi e soprattutto dei boschi, appunto perché i boschi erano sacri e di conseguenza bisognava togliere il collegamento ambientale. Perché ad esempio, negli antichi templi, ad esempio greci, c'era sempre la scala di accesso che era su tutti quanti i lati dei templi, perché significava che il tempio deve essere ricollegato con l'esterno in maniera continua. Perché ad esempio nelle chiese cristiane gli accessi sono sempre molto limitati o è unico, è chiuso sempre da una porta, proprio perché si deve creare una separazione fisica con l'ambiente esterno, cioè nel senso nessun collegamento. Il fatto stesso che uno vada a creare un campanile astruso su una chiesa significa vuole creare proprio una torre che ti permette di dominare le cose, ma non di esserne partecipe. Lo sai perché distrussero boschi sacri e il mondo in generale? No? Perché nel paganesimo esistono essenzialmente tre fasi di costruzione dell'idea pagana. La prima fase è il lavoro, diciamo, chiamiamola così, no? Cioè la relazione fra gli esseri umani e il mondo. Cioè chi vive il bosco, chi vive la città, chi vive le sue contraddizioni della vita, no? Questo individuo non fa altro che costruire la divinità, costruisce il centro divino e dà un nome a questo centro divino. La seconda fase è l'arrivo del filosofo. Il filosofo prende quest'idea, prende questo divino
e la inserisce nel mondo quotidiano, da delle descrizioni culturali, etiche, morali, no? Alla fine arriva il poeta. Il poeta prende questa costruzione, la umanizza e inventa delle storie legate a quello che è la descrizione del filosofo. Allora, il poeta è salvaguardabile perché è sempre utilizzabile alla fin fine, no? Insomma, sì. È un'immagine leggendaria. Ma ciò che va distrutto è la fonte. E la fonte sono i boschi, la fonte è la vita, la fonte è il modo con cui affronti la vita. È la tua etica, il tuo morale, il tuo modo di guardare il mondo. Questo va distrutto. Il resto resta leggenda, no? Sì, sì, no, difatti... Loro hanno cercato sempre di annientare le cose concrete, proprio il perché ad esempio noi abbiamo la continua presenza ad esempio nei bestiari medievali di mostri, di cose terrificanti, di cose mostruose, ad esempio delle ninfe che diventano maligne, che diventano cattive verso gli uomini, proprio perché c'era bisogno di spezzare questo legame quasi affettivo o ambientale tra le persone e le cose che li circondavano, il mondo, perché ad esempio i mari erano pieni di mostri che divoravano le navi, perché ad esempio nei boschi c'erano i lupi, perché nei boschi c'erano esseri mostruosi, perché ad esempio le ninfe portavano via l'anima quando uno vedeva la ninfa pensava alla morte, perché ad esempio c'erano gli orchi terrificanti che andavano a demolire le persone, a ucciderle, perché bisognava creare il terrore verso il mondo che circostante, che non era per nulla nocivo. Tu pensa all'immagine del demonio, no? Demos in greco è il divino che cresce dentro l'essere umano, no? Cioè è la crescita dell'essere umano. Allora Gesù scaccia il demone, cioè scaccia il divino dentro l'essere umano. Allora, com'è che si può nobilitare l'azione di Gesù? Gesù non mica vuole distruggere gli esseri umani, no? Allora, qualcuno si impossessa degli esseri umani. Esatto. Ed ecco che il buon vecchio Dio Pan, Silvano e Fauno danno l'immagine, vengono usati come immagine per descrivere questo demone che si impossessa degli esseri umani. Sì, ma è un'operazione di una bestialità infame, incredibile, insomma. Eppure sì, hanno fatto passare un'operazione orrifica, come la cacciata del demonio, come una buona operazione. Sì, infatti loro hanno giocato molto sull'abilità, cioè nel senso, gli dei pagani, ad esempio, non hanno mai giocato sul discorso della possessione dell'uomo. Hanno sempre cercato il contatto con l'uomo dal punto di vista visivo, e fisico, e reale, e materiale, e soprattutto in ogni forma della loro esistenza. Invece, per quanto riguardava i cristiani, hanno tramutato queste divinità come manifestazioni terrificanti che venivano a un certo punto nella società a sconvolgere il tutto. Ma questo non è mai successo così, perché tanto per dire, noi abbiamo la divinità, ad esempio, che ha citato Claudio prima, Pan. Pan che è diventata la forma esterna, cioè l'immagine del diavolo. Noi abbiamo ad esempio Pan che ad esempio ha contribuito nella battaglia di, ad esempio, di Maratona. Noi abbiamo ad esempio Pan che è intervenuto per salvare ad esempio in certi romanzi i protagonisti. Prendiamo ad esempio Daphne Chloe, che è stato considerato... Ciao Lili, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Ciao. Sentiti, ho visto un documentario che ne ha fatto vedere scomunica che gadai, cinque regole che gadai comunisti e il Papa dicendo che se faceva propaganda, se votava, se che scomunica, ne che scomunica come peccato mortale, io la classifica. Ora, l'altro giorno ho visto un vescovo che parlava per Don Riboldi, no, un prete, ecco, che parlava per radio e diceva così, che questa lontananza dalla Chiesa che dà la gente è il benessere, che sempre quando che sta il benessere, e la gente diciamo benessere non si è più, non che si più le case patriarcali che diciamo il nonno, il bisnonno dava dei sentenze, dei consigli e ora è persona che già era guidata, sì. Adesso essendo chi va fa strada da soli e ora questo bisogno e tutte le altre sette che viene, perché ha detto non so quante sette che la gente va in cerca di queste sette e allora si allontana dalla chiesa perché appunto i gamassa benessere e ora che vuol miseria e povertà si chiede, ho detto guarda come che gare baltà ancora è roba pudorati che mi ha messo peccato mortale per chi che ti vuol votare, sì. E gadai scomunica, pensi da una scomunica bisogna che sia un peccato mortale come chi dice ori, ecco. E dopo si viene a dire che si allontaniamo e la gente si allontana dalla chiesa perché si dà giovani fuori e ora che bisogna essere sete per avere un sostegno, perché non c'è più nessuno che guida, che la persona che ha bisogno della guida. Ma allora perché ne viene in chiesa? Perché no, allora sta gente può arrivare a venire in casa, vi altri invece che andare dai sette, vuol dire che vi altri che avete fatto indigestione.
Hai capito? Ho capito. Dove ne potremo più? De, ne altri siamo massa bene. Hai capito? Abbiamo fatto un'indigestione, perché sennò in aria, se che vi a sentire quante sette che sei. Sì, è più pericolosa se già io hai detto. Ma adesso, ma è più pericolosa se quella è riuscita, i metolici. Però pensare quante parole ci sono, quante sette ci sono, perciò. Questa è l'ultima, come chiese buoni ribaltarni, che niente altro da far che ribaltare, dicendo che siamo lontani, per massa benessere, ora bisogna che ne cava via. Sì, Lidi, adesso ti racconto una storia. Ecco, metto su, vi saluto, ciao, tanto, ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Nella capacità di ribaltare, io già vi ho parlato qualche volta, no? Qualche volta vi ho parlato di Carneade, che è giunto a Roma, un giorno fece un grande discorso sulla giustizia e sulla superiorità della giustizia umana, e il giorno dopo fece un discorso sulla soggettività e sulla non validità della giustizia umana, che lo presero e lo mandarono via. Questo è un discorso per ribaltare le cose, ma mentre Carneade era onesto, cioè Carneade era uno scettico, nel senso che lui voleva vedere le cose da tanti punti di vista, anche se li giocava, mentre invece c'è un famosissimo discorso di Richelieu fatto davanti al Papa, in cui Richelieu un giorno sostenne una tesi e il giorno dopo sostenne la tesi assolutamente opposta, ma solo per dimostrare al Papa come si poteva far fesse le persone. Per cui fa parte dell'arte della Chiesa, fa parte della storia del cattolicesimo il far fesse le persone. Se voi leggete i Vangeli, quando i farisei chiedono spiegazioni a Gesù, per esempio sul comportamento degli apostoli, sulla tradizione, eccetera, Gesù non è che ha il coraggio di rispondergli. Gesù dice: voi siete malvagi. Voi come vi permettete voi di farmi appunti a me? Cioè non ha nemmeno il coraggio di affrontare le cose. E la stessa tecnica la sta usando la Chiesa cattolica. Quando voi chiedete qualcosa, vi dicono che voi chiedete perché siete malvagi, perché voi vi permettete di mettere sul banco degli imputati la Chiesa, Gesù, Dio. Vi permettete di processare. Io che sto processando Dio per aver ammazzato a Sodoma e Gomorra, io sto facendo il più grande delitto nei confronti della Chiesa, eh. Speriamo di fare tantissimi delitti verso la Chiesa, e non solo questo. Pronto? Pronto? Sì, beh, ricordo che il numero telefonico è 049 700 700. Ecco, io volevo Pronto? Aggiungere una cosa sul discorso delle sette. Pronto? Penso che le sette Pronto? Più consistenti che ci siano in Italia sono tutte le parrocchie che ci Ciao. Sono. Ciao, come va? Ciao. Bene, dai. Ah, bene, ciao. Sentivo due cose interessanti, no? Di quello di cui stavate discutendo prima. Cioè una, lo diceva poi la settimana scorsa, se parlava c'era un Vangelo particolare, comunque bene, non è che mi interessi molto, ma comunque quello di San Marco di Tommaso. No, la settimana scorsa si leggeva quello di San Marco. Bene, è tranquillo. Comunque nessun problema, no? Sì. Nella quale praticamente si manifestava la grande menzogna di Cristo, il quale diceva che praticamente non sarebbe passata quella generazione. Ah, sì, che figlio dell'uomo sarebbe tornato, no? È vero, è vero. E quella è la grande. E oltretutto il bello è che in chiesa poi ce la leggono e te la fanno passare come se fosse metafora, no? Che non è metafora. Infatti, lui diceva che non si doveva arare o coltivare la terra perché ci avrebbe comunque pensato il padre. E fatto sì è che nella tradizione cristiana primordiale gli antichi cristiani non piantavano alberi. Infatti, è vero questo, non costruivano e non piantavano alberi perché il Messia ha detto che non sarà finita questa generazione che il figlio dell'uomo tornerà, e questa viene definita anche poi in seguito, è stata definita poi in seguito da Bertrand Russell, la grande menzogna di Cristo, ed è una delle basi del suo libro Perché non sono cristiano, no? Scusa, questa qua me la segno. Perché sì. Quando io ho detto le stesse cose, io non sapevo di questa roba qua di Russell, e ho definito Gesù di Nazareth il pazzo di Nazareth, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. No, lui non lo definisce in questo caso, però lui la definisce la grande menzogna di Cristo. Sì, beh, non siamo molto distanti, Ecco, beh no, ma insomma, lui diceva, ecco, poi sicuramente lui diceva, abbiamo altre persone che nell'antichità, anche prima di Cristo, si sono comportate in maniera così, nessuno li ha chiamati il Messia,